A carnevale siate originali e vestitevi nella migliore versione di voi stessi. Ciao a tutti, sono Erika e oggi parleremo di 10 cose da fare nel nuovo anno, ovvero i miei buoni propositi per il 2019. Prima di iniziare a parlarvi della mia lista, però, voglio che voi siate in grado di trovare la vostra lista e per farlo dovete essere ben consci di quali sono i vostri punti di forza e le vostre mancanze. Un sistema ideale per rendersi conto di tutto ciò è quello della ruota della vita. Se non sapete di che cosa sto parlando, ho fatto un video a riguardo la scorsa settimana, vi lascio il link qua sopra o qua sotto nell'info box. Però mi raccomando, per sapere sempre di che cosa sto parlando, restate aggiornati iscrivendovi al mio canale e guardando tutti i video, altrimenti poi vi perdete pezzi e trarrete molto meno benefici da questi video. In ogni caso, per scegliere quali sono i vostri nuovi propositi per il 2019, quali sono i vostri nuovi obiettivi per quest'anno, secondo me è importante riflettere bene prima di scrivere la lista. E un'altra cosa che vi può aiutare è fare un confronto con le liste altrui, ed è per quello che ora vi parlerò della mia lista. La primissima cosa su cui devo assolutamente lavorare quest'anno sono le abitudini, perché è tramite le abitudini che poi si ottengono dei grandi risultati, soprattutto perché per le materie che studio io, che sono le lingue, sono la recitazione, la danza, il canto, ci va un allenamento costante giornaliero, per cui se non ho delle buone abitudini non posso migliorare, non posso crescere in questi settori. Ovviamente per riuscirci sarà fondamentale trovare una routine che si adatti al mio stile di vita, perciò quello che sto facendo in questo momento per raggiungere questo obiettivo è cercare di fare un po' di esperimenti e trovare una maniera originale per incastrare tutti i miei impegni nello stesso giorno e far quadrare un po' tutto, ecco. Il secondo obiettivo è quello di tornare a leggere con più frequenza. Normalmente sono una persona che legge molto, ma nell'ultimo anno ho avuto davvero poco tempo per dedicarmici e quando potevo, diciamo che preferivo svolgere altre attività. Perciò dall'inizio del 2019 mi sono proprio autoimposta di leggere almeno 10 minuti al giorno e per ora, a parte un paio di giorni che comunque ho recuperato in altri modi, sono stata brava, ho letto anche più di 10 minuti al giorno. Infatti sono riuscita a completare la lettura anche di due libri, cosa che in questo periodo mi riusciva molto difficile gli altri anni perché comunque ci sono gli esami, ci sono vari impegni di lavoro, eccetera. Perché abbia scelto questo obiettivo, poi non mi sembra sia il caso di spiegarlo, sappiamo tutti degli enormi vantaggi che comporta leggere molto, ma se siete curiosi ve ne parlerò in un video a riguardo comunque, anche perché parlare di lettura è tipo uno dei miei passatempi preferiti. Il terzo proposito è continuare a fare almeno una cosa nuova al giorno. Lo faccio già da circa 2 anni e questa abitudine mi ha portata a conoscere un sacco di cose nuove sul resto del mondo, ma anche e soprattutto su me stessa. Mi ha portata ad allargare tantissimo i miei orizzonti, a scoprire cose nuove. E a volte si tratta di cose gigantesche, tipo andare a fare una lezione in una scuola nuova, fare un casting, fare un'audizione, cose del genere. E altre volte si tratta di cose minuscole, per esempio provare un piatto che non avevo mai assaggiato in vita mia, provare a farmi i capelli in modo diverso, ma ogni singola cosa fatta giorno dopo giorno mi ha permesso di cambiare totalmente nel giro di pochissimo tempo. E se devo dirla tutta, tra tutti i buoni propositi di questa lista, secondo me questo punto qui è il più importante in assoluto. Quarto punto, migliorare con le relazioni. Cosa intendo? Fino a qualche anno fa ero molto timida, ma ultimamente, grazie soprattutto al lavoro, sono riuscita a superare questa cosa e anzi adesso se mi mettete a parlare con un palo in aramaico, ballando su un piede solo e facendo la linguaccia, mi troverei a mio agio. Però quando si tratta di esprimere i sentimenti più forti, faccio ancora parecchia fatica e in questo diciamo che ero più brava da piccola. Da piccola, se volevo bene a qualcuno, glielo dicevo, glielo dimostravo senza pormi freni, ma a causa di varie cose che sono successe, è come se mi fosse creata una corazza, per cui anche se provo delle emozioni fortissime all'interno, all'esterno non si vede niente. È pazzesca sta cosa. Poi lavorandoci anche a recitazione,
è un po' un mio limite che devo assolutamente superare, però mi rendo conto che magari là dove io provo 100, agli altri ne mostro 20 ed è un peccato perché poi magari anche gli altri vedono che sono più fredda, che sono distaccata, che non mi faccio sentire. E non è perché io non ci tenga a queste persone, ma è proprio per un mio limite su cui devo lavorare. Quindi devo imparare a mostrare maggiormente le mie emozioni. E un'altra cosa su cui devo lavorare, sempre un po' legata a questo discorso qui, è la gentilezza, la disponibilità, perché per non farmi trattare male, per non farmi sfruttare, magari alle volte tendo ad essere un po' rigida e un po' fredda quando mi si richiedono determinate attenzioni, determinati favori, e vorrei trovare una via di mezzo tra l'essere molto gentile, che in realtà è la mia indole, e il farmi rispettare, il non farmi sfruttare da chi se ne approfitta sempre della gentilezza altrui. Il mio quinto proposito riguarda lo studio. Non vi dirò esattamente di che cosa si tratta perché è un obiettivo molto specifico e in questo caso non è bene parlarne agli altri, perché altrimenti la nostra mente pensa di aver già realizzato quell'obiettivo e tende a procrastinare questa cosa. L'ho studiato anche a scuola questo, tra l'altro. Sapete solo che nei miei buoni propositi c'è anche il pensiero di studiare, impegnarmi nello studio, fare la mia carriera scolastica nel migliore dei modi, eccetera, e credo che sia una cosa a cui dovrebbero dedicarsi tutti, anche quelli che lavorano, perché comunque non si finisce mai di imparare, e là dove magari voi non state seguendo un percorso universitario, scolastico, canonico, comunque ci sono delle cose che potete imparare e studiare per il vostro lavoro e che vi possono permettere di migliorare la vostra vita. Punto numero 6: aumentare i guadagni. Questo è un obiettivo che fa parte di un piano molto più grande e complesso. E ovviamente non mi andrò a dire l'obiettivo specifico di quest'anno. Sappiate che comunque, ovviamente, avendo 20 anni, sto cercando di raggiungere anche io la mia indipendenza economica, che mi serve non solo per poter muovermi dalla casa in cui vivo attualmente e non dover più gravare così tanto sui miei genitori, ma riguarda anche il fatto di potermi permettere di studiare quello che voglio per il resto della mia vita, di poter fare il lavoro che voglio per il resto della mia vita o i lavori che voglio per il resto della mia vita, perché in realtà l'ambito in cui voglio lavorare mi permetterà di fare diversi lavori, diverse esperienze in vari settori, magari anche in varie città, e quindi devo potermi spostare senza dovermi preoccupare troppo del mutuo, delle bollette, di questo e di quell'altro. E se riesco a fare questo lavoro già a quest'età, dopo sarà tanto di guadagnato, ovviamente. Punto numero 7: arricchire la mia identity capital, soprattutto dal punto di vista lavorativo. L'identity capital non è altro che l'insieme di tante esperienze che noi facciamo soprattutto tra i nostri 20 e 30 anni e che ci permettono di avere un'identità a livello sociale e lavorativo. È un concetto che ho scoperto leggendo The Defining Decade e credo di avervene già parlato anche in diversi video, per cui vi consiglio assolutamente di andarli a vedere e di leggere questo libro, perché a me è tornato stra utile davvero. Quello che farò quest'anno in particolar modo per arricchire la mia identity capital sarà semplicemente portare a termine i tirocini che sono previsti dal mio percorso di studio. Ma se per esempio voi avete già finito l'università, avete già superato la fase dei tirocini e avete ben chiaro in mente dove volete lavorare, quello che vi consiglio è di trovarvi un lavoro che, anche se non è ancora il lavoro, il ruolo che desiderate svolgere per il resto della vostra vita, comunque riguarda l'ambito in cui vorreste lavorare. Per esempio, volete diventare i redattori di una rivista di moda. Magari è impossibile iniziare subito ad avere quel ruolo in quel settore, però potete svolgere un lavoro di segreteria per qualcuno che lavora nel settore della moda, poi da lì crearvi i vostri contatti, farvi le vostre esperienze, iniziare a conoscere meglio il settore e poi pian piano, diciamo, salire di livello fino a che non arriverete al ruolo che piace a voi. Punto numero 8: migliorare la mia alimentazione, ma non facendo una di quelle diete drastiche che si fanno sempre, anche perché le ho già fatte in passato e mi hanno fatto più danni che altro. Quello su cui sto lavorando in questo momento della mia vita è sostituire man mano le cattive abitudini una per volta con delle buone abitudini. Per esempio, ultimamente quello su cui sto lavorando è bere più acqua,
perché in passato bevevo tanto, ma adesso avendo poco tempo per magari fare delle pause, eccetera, mi dimentico proprio di bere per tante ore e quindi poi ovviamente ci sono un po' di problemi annessi, come per esempio il fatto che il corpo non è ben idratato, che ho la pelle secca e cose del genere. Allora, al posto di iniziare da un giorno all'altro ad eliminare tutte le schifezze, bere un sacco di acqua, prendere le vitamine, mangiare meno carne, mangiare meno questo, eccetera, tutto insieme, meglio fare una cosa alla volta, poi una volta che si è acquisita quell'abitudine, passare ad un'altra abitudine su cui lavorare. E per ora mi sta aiutando perché sto migliorando il mio modo di vivere e di mangiare senza praticamente neanche rendermene conto e non mi costa nessuna fatica. Punto numero 9. Applicarmi maggiormente nello studio delle lingue straniere. Come sapete, mi sono diplomata al liceo linguistico e soprattutto di inglese avevo raggiunto un buon livello di competenza o un C1. Tuttavia, nel giro di qualche anno, se non si continua a praticare la lingua nel giusto modo, con la giusta costanza, ovviamente un sacco di cose si perdono e mi rendo conto che non andando più a lezione tutti i giorni, anche se un pochino studio da sola, eccetera, molte cose non ce le ho più così automatiche come ce l'avevo una volta e quindi vorrei ritornare ad avere quel livello e possibilmente fare anche quel gradino in più per arrivare al C2 di inglese e poi dopo anche al C2 di spagnolo. Semplicemente voglio tornare a dedicarmi un po' alle lingue perché mi rendo conto che anche se mi piacciono, per dedicarmi ad altre passioni le ho un po' trascurate ultimamente ed è un peccato perché comunque alla fine le uso abbastanza spesso. Per esempio, anche per dei progetti lavorativi mi è capitato di dover tradurre delle cose sia in inglese, sia in francese, sia in spagnolo. Per cui le lingue continuano a fare parte della mia vita e tanto vale portarle avanti e migliorare anche in quelle. Anche perché poi, per chi invece non ha mai studiato lingue, vi consiglio caldamente di studiare una lingua straniera perché vi apre proprio la mente, vi permette di ragionare in modo diverso, di tenere il cervello attivo e ci sono un sacco di vantaggi per cui studiare lingue è assolutamente utile. Punto numero 10, viaggiare, visitare posti nuovi. Questo è un punto che è sempre fermo nella mia lista dei buoni propositi. Quest'anno non ho ancora ben deciso quali sono i posti che voglio visitare, ho un paio di idee, ma non sono ancora sicura. Però il mio intento è quello di continuare a fare almeno un viaggio all'anno, anche se di 2 giorni, di poche ore, perché il fatto di staccare, di cambiare aria, mi permette di vedere il mondo con occhi diversi e di rinnovarmi ogni volta. Ed è una delle cose più belle in assoluto che si possano fare nella vita. Detto questo, la batteria della telecamera si sta scaricando, per cui corro. Vi mando un bacione, grazie mille per la visione e noi ci vediamo nel prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e mettete un bel mi piace a questo video. Ciao!